Buongiorno amici del mio canale di cucina, questa mattina prepariamo della pasta con il tonno. Che cosa ci vorrà? Allora abbiamo messo già la nostra pentola con un cucchiaio di olio a commensale, non ci dimentichiamo. Abbiamo bisogno, adesso accendiamo il fuoco, perfetto. Abbiamo bisogno olive nere, peperoncino piccante, capperi, pendolini lavati naturalmente e già tagliati a metà per comodità, una scatoletta di tonno o dei barattoli di tonno a seconda delle persone, io ne ho messi tre, del prezzemolo tritato, ok? Adesso aspettiamo che l'olio si scaldi e iniziamo. Eccoci qui, allora il nostro olio è pronto, cominciamo a metterci. Vediamo. Mantechiamo, mi raccomando, no ammantechiamo. Sapete com'è? Ci sono anche gli haters in cucina, nel mio canale, che essendo visibilmente inferiori, pensano, credono di offendere. Allora, ripetiamo che cosa abbiamo fatto, parliamo di cose serie. Abbiamo già messo nell'olio che era ben caldo i nostri pomodorini, le olive nere, i capperi e due peperoncini piccanti. Allora adesso lasciamo andare per un pochino, facciamo fare una metà cottura con il coperchio veramente, e quando è pronto, quello di fare, vi mostrerò la seconda fase, ok? Eccoci qui di nuovo, vedete, i nostri pomodori si stanno passando, perché non ci vuole tantissimo, eh? Allora, come prima cosa, visto che siamo quasi a cottura, prendiamo il nostro tonno e lo infiliamo bene dentro. Quindi lasciamo insaporire il tutto per bene. Amalgamiamo. Amalgamiamo bene tutto. Allora, come prima cosa ci inseriamo il nostro ormai dado cremoso fatto con i bimbi, senza esagerare perché potrebbe risultare troppo salato, ok? Quindi ho messo queste due punte di cucchiaino, miriamo per bene, okay. Poi ci mettiamo una bella manciatina di prezzemolo cascata, guardate, e lo lasciamo andare 5 minuti. Dopo vi faccio vedere la conclusione del sughetto, è semplice ed è molto veloce. Eccoci qui di nuovo, per ultimare la cottura sfumiamo con il vino bianco. Perfetto. Una volta che sarà evaporato, il nostro sughetto è pronto. E poi vi faccio vedere come lo impiattiamo e come finisce il piatto, ok?